Ciao a tutti, bentornati sul mio canale Anita Stories. In questo video vado a scoppiare i palloncini con i Grinch e lo slime dentro con dei mega coltelli affilati e giganti. Non fatelo a casa, non fatelo a casa perché può essere molto pericoloso ovviamente maneggiare questi coltelli grandi e affilati. Quindi non ripetetelo a casa, io sono vecchia abbastanza da poterlo fare, però voi non lo fate assolutamente. Quindi lo faccio io per voi. Allora, andrò appunto a scoppiarli, li ho gonfiati molto di più questi, quindi ho un sacco di paura che veramente questa volta faccio un casino, esplode tutto dappertutto. Vabbè, comunque assicuratevi di vedere il video fino alla fine, vediamo se riuscite a trovare la parola segreta del giorno, lasciate un like, vediamo se riusciamo a raggiungere i 10.000 likes. E niente, come sempre cercate di indovinare se mi macchierò le mani, anche se un po' ce le ho già macchiate. Indovinate secondo voi di che colore uscirà lo slime. E niente, iniziamo subito con questo disastro. Allora iniziamo subito dalla colla, che è bella grossa, l'ho gonfiata un bel po'. Ragazzi, ho troppo paura veramente. Allora vado a utilizzare questo che ha la punta un po' più affilata. Oddio, non ce la posso fare. Comunque, oddio, non scoppia. Devo schiacciare più forte, ho paura. Proviamo con l'altro coltello. Allora, apparentemente i coltelli grandi non sono molto buoni per scoppiare i palloncini. Quindi andiamo a provare con questi tre piccolini che sono molto affilati e vediamo se funziona. Ok ragazzi, ha funzionato, ora devo solo rimuovere il palloncino da dentro. Come potete vedere è un bel po' di colla, quindi spero che diventerà grande grande questo slime. Non vedo l'ora di vedere come esce. Allora, ora vado a mettere un po' di colorante. Questo ho veramente paura che mi macchi dappertutto. Sto pensando, magari lo immergo dentro e lo esplodo lì, fa niente se insomma dopo devo recuperare il palloncino. Comunque andiamo ora a scoppiare un po' di colorante.
noi ci vediamo domani con un nuovo video. Un bacione enorme.